Buonasera, volevo commentare i dati che vengono fuori dalla valutazione di qualche ora fa dei casi del giorno, dei nuovi casi portatori dell'infezione da Covid-19 nella provincia di Grosseto. Il dato, devo dire in termini numerici assoluti, non è particolarmente significativo, si tratta di 8 casi distribuiti in maniera abbastanza diffusa sul territorio e si tratta di persone paucisintomatiche seguite a domicilio. Questi 8 casi che si registrano sono relativi alla giornata del 14, quindi alla giornata di oggi, da stamattina alle 8 a oggi pomeriggio alle 17. Si tratta di un dato molto aggiornato e questo grazie al fatto che è stata potenziata l'attività di esame dei tamponi. Il dato di 8 nuovi casi su Grosseto è relativo a circa un centinaio di tamponi che sono stati, 100-150 tamponi che sono stati processati dai laboratori analisi dell'ospedale di Grosseto o del centro in convenzione. Dicevo che non è un dato particolarmente preoccupante che ci fa ben sperare in ordine alla situazione della diffusione dell'infezione da Covid-19 nel territorio della provincia di Grosseto. Vorrei fare 2 approfondimenti particolari. Il primo sui test sierologici al personale, che opera a qualunque titolo nelle strutture dell'azienda. Dico questo perché ricevo delle richieste di chiarimenti ed abbiamo nel giro di 2 giorni effettuato circa 4.300 test. Ricordo che il personale dell'azienda è circa 10.000, di questi 10.000, 4.300 test sono relativi alla provincia di Grosseto. Quindi la copertura sta per essere quasi completa e si conferma la tendenza nazionale, la tendenza regionale su un grado di risultato positivo negli operatori assolutamente basso. Si tratta di una percentuale del 2-3% e peraltro i soggetti che sono stati intercettati dal test di screening come positivi vengono sottoposti all'esame del tampone e per esempio oggi sono stati fatti rientrare al lavoro 24 operatori dell'ospedale di Grosseto che erano risultati positivi e che poi il tampone ha rilevato la negatività, i 2 tamponi negativi hanno rilevato la negatività. Il secondo approfondimento che faccio è sulla presenza sulla questione dell'RSA di Villa Pizzetti, dove che ospita in questo momento ospiti Covid positivi e ospiti Covid negativi. Io ho già detto altre volte qual è la linea aziendale, quella di separare, i Covid positivi dai Covid negativi in 2 percorsi distinti. Siamo convinti che questo rappresenta una modalità corretta di prevenzione della diffusione del contagio. Questo è il motivo per cui il direttore della zona distretto, il dottor Boldrini, insieme al direttore dei servizi sociali, stanno valutando concretamente la possibilità di effettuare, sin dai prossimi giorni, il trasferimento degli ospiti Covid negativi in una struttura che è Villa Valoli, l'ho separata da Villa Pizzetti. Capisco e mi scuso con il disagio per le famiglie, però se è vero che è uno sradicamento assolutamente doloroso per gli ospiti, è altrettanto vero che questo sradicamento è necessario per garantire la separazione dei percorsi e impedire che il virus possa interessare ospiti così fragili presenti nella stessa RSA. Comunque questo costituirà oggetto di un approfondimento ad hoc che faremo insieme al direttore della zona distretto. Buona serata.